Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Frostpunk, il gioco da tavolo, questa immensa scatolona che vedete qui alla mia destra, edizione italiana a cura di Pendragon, che ringrazio veramente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. E si va a parlare di un titolo della 11-bit Studios, in versione originale, un titolo molto interessante, parlo ovviamente della controparte videoludica, con cui diversi di noi hanno giocato per diverso tempo, e tant'è vero che è stata fatta anche un'espansione. Gioco che ha avuto un grande successo su Steam, perché comunque ne sono state vendute moltissime copie, ed è un gioco veramente interessante perché ci riporta un po' ai gestionali e agli strategici, ma forse più gestionali, proprio anni 90, primi del 2000, dove dovremmo gestire questa città apocalittica, dove al centro c'è un reattore che deve essere tenuto alimentato da carbone, da legna, ad esempio, stare attivo per riscaldare tutta la città, o meglio, gli agglomerati di case intorno, perché in questa ambientazione apocalittica c'è una glaciazione totale del globo, del pianeta, e quindi le persone devono lavorare, coesistere, stare insieme e sopravvivere intorno a questo reattore per non morire congelate. Mi pare fosse la Nuova Londra, qualcosa del genere. Comunque, è un'ambientazione veramente molto particolare in un gioco fedelmente riproposto nella controparte, appunto, tabletop, board game, che vi vado a elencare a breve dopo la sigla. Frostpunk, in questa edizione italiana a cura di Pendragon, è un board game gestionale in cui appunto saremo chiamati da 1 a 4 giocatori, come riporta la scatola, a gestire questo reattore e tutto intorno ci verrà costruita la città, gli agglomerati di case o nuove aree da scoprire, ovviamente mano a mano che andremo ad ampliare la nostra conoscenza di quel settore, di quella parte di mappa che dovremo piano piano scoprire per prendere nuove risorse, per mettere dentro il generatore, per generare nuovo calore e dare vita e speranza alla nostra popolazione. Il gioco è organizzato in varie fasi, precisamente in 9 fasi, e secondo me è forse più un gioco da fare in solitario, o al massimo in 2 giocatori, perché qui è tutto in comune. Le risorse sono, cioè non è che ognuno ha la sua plancia, cioè si collabora tutti con delle cose differenti, però che messe insieme fanno mucchio comune. No, 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 qui è tutto in comune. È un po', mi viene in mente, come ad esempio Sherlock Holmes dell'Asmodee Italia, che è un gioco, si può giocare anche in 2 o 3 investigatori, ma tanto la mappa è quella, le risorse sono quelle, il blocco note è quello, cioè le informazioni sono quelle, le cose da leggere sono una, quindi devi levare il libro all'altro. E qui è uguale, cioè non ci si va a dividere tanto alla fin fine, ma è tutto quanto in comune di tanti giocatori. Quindi forse lo vedo più indicato appunto per gruppi, cioè una persona singola o al massimo 2 persone che vanno a collaborare insieme. Le 9 fasi sono divise, sono fase dell'alba, fase del mattino, fase del generatore, fase meteo, fase preparativi, fase azioni, fase di tramonto, fase di fame e l'ultima è la fase della notte. Quindi come vedete il gioco è già abbastanza articolato e ci sono varie fasi, per quanto poi si snelliscono velocemente a livello di regole, quindi sono anche abbastanza esplicative. Il manuale ha abbastanza pagine, è bello cicciotto, ha un bel po' di pagine, si parla addirittura di una quarantina, esattamente 43 pagine, però che poi comunque ve l'ho detto abbastanza esplicativo e ci sono molti esempi, quindi le fasi sono tante ma poi da mandarle avanti sono abbastanza veloci. Nella fase dell'alba si prende l'indicatore di comando e si passa direttamente di mano. Si fa passare l'indicatore dei round e poi se ci sono degli eventi si vanno ad attivare. Nella fase del mattino c'è un mazzo del mattino, si risolve la prima carta, si pesca, si gira, si guarda cosa c'è scritto dietro e ovviamente la carta è già attiva in campo. C'è la fase del generatore dove ci sarà un indicatore di caldo e un indicatore di freddo e le regole dicono che se è in caldo, ok, sono tutti quanti a posto, bisogna vedere per quanta energia c'è dentro e quante persone va a riscaldare. Se invece è nella strada che va verso il freddo o il freddo estremo, bisognerà vedere quanti cittadini giustamente si ammaleranno. E poi bisogna anche controllare lo stress del generatore. Poi c'è la fase meteo,
che come la fase dell'alba uguale, si pesca la prima carta del meteo e si applica. La tempesta ovviamente si intensifica, ci sono i capanni dei cacciatori che forniscono cibo e sostentamento, le spedizioni poi sono quelle che dal reattore, che è quella struttura fatto bene tra l'altro in plastica centrale nella mappa, servono per andare a scoprire tutte le zone esterne. Zone esterne al generatore che quando si va a pescare una zona nuova o soprattutto quelle già presenti in mappa, sopra hanno dei simbolini. Hanno dei simboli, che ne so, di legno e di carbone. Quindi voi prendete i token, ce li mettete direttamente sopra e quelle sono risorse che una volta andate a esplorare quella zona potrete riportare e buttare direttamente all'interno del reattore per fare calore. Poi una fase successiva ci farà vedere appunto quali sono le malattie che sono entrate in campo, soprattutto, tanto è banale dirvelo, sempre collegate al freddo, quindi alla fase principale se avete cittadini che si ammalano si vanno ad originare delle malattie e in gioco potrete leggere anche sotto forma di carte dei consiglieri, come vi ricordate nel videogioco, e questi consiglieri vi daranno dei bonus e un aiuto appunto a gestire queste situazioni. Fase delle azioni, prendete le vostre pedine e le mandate a fare delle azioni che potrebbero essere ad esempio prendere risorse, come vi ho detto poc'anzi, quindi andare nelle zone e raccogliere, oppure spalare la neve, liberare delle zone e ancora altre. Fase del tramonto, come le altre due precedenti, c'è un mazzo, come quello dell'alba, uguale, da cui dovete andare a pescare una carta ed applicare quello che c'è scritto dietro. E questa è forse una delle fasi più cruciali del gioco, perché devi affrontare proprio le conseguenze dirette delle tue azioni. Dispute sociali e quant'altro. È una fase della fame in cui dovete risolvere appunto la fame del turno precedente e poi sfamare i cittadini. Dovrete ampliare costruendo case o comunque rifugi, perché nella fase finale, che è la fase della notte, dovrete prendere tutte le pedine e metterle al sicuro, al caldo, quindi nelle vicinanze dirette del reattore, e tutti coloro che non avranno una casa, un tetto sopra la testa e un rifugio ne subiranno le conseguenze. Si ammaleranno e se la malattia non curata porterà alla morte. Si fallisce il gioco, c'è un tracciato, se il malcontento arriva al livello massimo, se la fame arriva al livello massimo, se ovviamente c'è un massimo livello anche di mortalità, perché se iniziano a morire le persone poi la società si va a disgregare, la popolazione o non ha più voglia di andare avanti o proprio vi caccia direttamente dalla città, banale dirlo, esplode il generatore. In conclusione, ragazzi, Frostpunk, il gioco da tavolo, per me, detto onestamente, qui ci metto il massimo dell'onestà, è un gioco ni. Ho omesso tante cose, ad esempio non vi ho parlato degli automatron e di altre cose, però hanno voluto riportare in scala 1 a 1 il gioco per computer in gioco da tavolo. Ma un gestionale per computer fondamentalmente può avere tante nozioni, perché anche il gioco per computer non è semplicissimo, è abbastanza complicato, più che altro complesso. Però è un click di mouse, capito? Qui, cioè, andare anche a vedere le cose è un semplice click di mouse. Infatti vi voglio dare un consiglio, c'è un'app per questo gioco, c'è un'app, scaricatela, che vi aiuta, ovviamente nel passo di tutte quante le azioni vi dà consigli, vi fa degli esempi, scaricatela, perché questo è un gioco, come riporta la confezione, 18 anni in su, un po' per il tema trattato, ma un po' per la complessità. Ragazzi, io non scherzo, di tutti i giochi che ho qui in casa, che ho recensito, che vi ho portato, ci ho fatto gameplay o di cui semplicemente si è discusso, è uno dei più complessi questo qui, che non vuol dire prettamente difficile, però è un gioco che richiede tanta attenzione, dedizione e per me, valutazione mia personale che può non valere niente, però per me è un gioco che si presta meglio a una o due persone, cioè un gioco che si fa meglio o in solitaria o in due persone magari fissate del gioco per computer, che ci si dà un po' di consigli, perché non prevede, sì, prevede quattro giocatori, ma non è che ognuno ha le sue risorse, ognuno ha la sua plancia, è tutto in comune, capito? Quindi più che altro è consigliarsi e fare cose del genere, e anche ha forse una bella componente anche ruolistica, cose del genere, però è una bella mattonata nel gruppone, ve lo dico. Se cercate un gioco strategico, impegnativo, gestionale, logistico e che vi tenga impegnati minuziosamente in tutti gli aspetti di questa comunità apocalittica, ragazzi, è il gioco dei vostri sogni, ma proprio ve lo dico, compratelo, ne comprerete un'altra copia da quanto è bello. Se cercate un gioco più leggero, logistico, piazzamento lavoratori, perché fondamentalmente questo è un piazzamento lavoratori, poi alla fin fine, o comunque risorse umane, però volete qualcosa di più veloce, ragazzi, questo è un gioco che una partita dura anche 4-5 ore, tranquillamente, quindi secondo me no.
non è un gioco per tutti, ma proprio assolutamente no. È un bel gioco? Sì, secondo me fondamentalmente potrebbe esserlo. È un gioco a cui giocherei io personalmente, lo proverei una volta per farci una bella partita intera, con, magari con mia moglie, però, perché lei è fissata in carta di Frostpunk, però no. Non è gioco per me perché, ragazzi, è troppo, veramente troppo complesso e ci sono tante cose da ricordare, ma chi cerca complessità, precisione, logistica e queste cose, forse, forse davvero è meglio di tanti altri titoli. Veramente. Però, per chi cerca appunto velocità, la scatola è bella grande, anche un discreto costo, mi sembra sulle 120, una cosa del genere, e il contenuto è tanto all'interno, però più che altro sono meeple e cose del genere, ma il reattore è veramente spettacolare. Il reattore l'avete visto anche nel corso del video, è altissimo, fatto in plastica, scolpito bene, tra l'altro riutilizzabile anche per giocare a Warhammer e cose del genere. Quindi fondamentalmente questo è il mio pensiero. Se volete ordinarlo, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito, lo trovate finito o proprio non c'è nel catalogo, mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Corydan. Se il prodotto è disponibile, tanto meglio. Se non è disponibile o proprio Frostpunk digitate e non c'è nel catalogo, lui ve lo troverà comunque, la Gioco Libreria Semola ve lo cercherà comunque, ovviamente se è un gioco reperibile, non soltanto al miglior prezzo, ma usate il codice discount Corydan7 al momento dell'acquisto, discount Corydan7, tutto attaccato, tutto maiuscolo, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79 euro, corriere gratis in tutta Europa. Lo ordinate 24, massimo 48 ore e vi arriva a casa. Quindi Gioco Libreria Semola è sempre un negozio perfetto e un servizio eccellente, perché vi ordina anche giochi che non ha nel catalogo. Quindi trovate un prodotto che vi piace da morì, ci avete il mio codice sconto, vi arriva in 24 ore, state in Francia, non vi fa pagare le spese postali, ma lui non ce l'ha, scrivete al supporto perché magari ve lo trova e ve lo manda lo stesso. E potete usare anche il codice discount, sono prodotti fuori dalla lista. Quindi il servizio è veramente eccellente. Io ancora una volta ringrazio la Pendragon e niente, ve l'ho detto, le mie impressioni sono queste. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!